Salve a tutti e ben ritrovati ad un nuovo unboxing da parte di extremehardware.com. Quest'oggi andremo ad effettuare l'unboxing delle appena uscite cuffie da gaming di tipo stereo con possibilità di sfruttare un suono 7.1 surround tramite software di gestione, che più che software è una suite Armoury Crate di Asus. Parliamo delle Asus TUF Gaming H3 Wireless, che vanno ad affiancarsi alle già presenti sul mercato H3 cablate. Partendo velocemente dalla confezione, possiamo osservare una grafica in stile TUF Gaming con una colorazione grigia e nera. Troviamo un po' le principali informazioni classiche del prodotto, quindi un'immagine illustrativa, il modello, il logo relativo alla serie TUF Gaming, la compatibilità data per i software di chat vocale quali TeamSpeak, Discord, il supporto alle console di Sony PlayStation. Nel retro della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa con alcune delle principali e ulteriori caratteristiche, tra cui l'adozione dei driver da 50 mm, sempre a neodimio di Asus, un dongle con porta USB Type-C con relativo adattatore USB Type-A incluso nella confezione per chi non avesse ancora questo connettore sulla scheda madre o presente sul case. La piena compatibilità un po' a tutti i dispositivi mobile e non, quali dunque computer, Mac, console, tablet e smartphone. Di nuovo la piena compatibilità e certificazione ai software di chat vocale quali TeamSpeak e Discord. Nel lato, scusate, della confezione troviamo le specifiche tecniche, tra cui possiamo osservare l'impedenza di 32 ohm, l'adozione di driver da 50 mm al neodimio, una batteria interna da 900 mAh e durata di 15 ore circa, per quanto riguarda l'autonomia. All'interno della confezione troviamo una warranty card, un classico manuale di istruzioni. A seguire troviamo un po' quelli che sono gli accessori per la gestione totale dell'headset, quindi il dongle wireless con la serigrafia del logo Asus, con il connettore USB Type-C. Come dicevamo, a seguire è presente anche un adattatore USB Type-C al classico connettore USB, come possiamo vedere è una porta USB 3.0, nel caso in cui non dovesse essere dotata la nostra scheda madre di tale collegamento. Così si pone dunque l'adattatore comprensivo del dongle, il cavo di ricarica rivestito in treccia di tessuto con il classico connettore USB Type-C che andrà ovviamente collegato alle cuffie e quello classico normale USB 2.0 direttamente alla porta USB del computer. Infine troviamo le cuffie che sono le nuove Asus TUF Gaming H3 Wireless. Come possiamo osservare, il design riprende un po' quello che HyperX, diciamo, ha dato il via per quanto riguarda le cuffie da gaming. Troviamo una struttura abbastanza semplice, leggera, ma comunque ben dettagliata e ben curata. Troviamo un archetto completamente in alluminio che garantisce massima robustezza e flessibilità al headset, come possiamo osservare. La headband adotta un'imbottitura davvero molto buona con rivestimento in similpelle, internamente memory foam, quindi per massimizzare e garantire il massimo comfort. Troviamo la scritta TUF Gaming nella parte esterna della headband. Possiamo osservare la possibilità di regolare le cuffie in entrambi i lati, come ogni headset da gaming che si rispetti, e troviamo nella parte interna, diciamo, questi piccoli step che ci garantiranno una regolazione perfetta per calzare sulla testa di ogni persona. Passando ai padiglioni esterni, troviamo una struttura in plastica. Centralmente troviamo questa forma ovale con una finitura sempre in plastica leggermente simil alluminio sabbiato, la scritta Asus in entrambi i padiglioni,
colorazione, come possiamo vedere, total black con qualche inserto grigio scuro. La colorazione di questo headset è unicamente gunmetal, quindi grigio canna di fucile, rispetto alla versione H3 cablata, che è disponibile anche in altri colori, quali rosso, blu e così via. Troviamo un microfono completamente flessibile e integrato nel padiglione sinistro con cancellazione del rumore. Potremo spostare e regolare il microfono in modo da ottimizzare la comunicazione in chat vocale. Nel padiglione di sinistra, nella parte inferiore, possiamo osservare il tasto fisico per attivare e disattivare il microfono, una rotellina per la regolazione del volume, anche del mute e mute con una pressione verso l'interno, il tasto fisico per l'accensione e spegnimento delle cuffie, un LED che ci indicherà lo stato di funzionamento ed eventualmente di ricarica e di fine della batteria delle cuffie, ed infine il connettore USB Type-C per la ricarica delle cuffie stesse. Passando ai padiglioni interni, possiamo osservare un'imbottitura buona in memory foam con un rivestimento sempre in similpelle. Internamente troviamo i driver Essence o Xsense, come vogliamo chiamarli, da 50 mm, sempre al neodimio. Le cuffie risultano molto gradevoli alla vista, offrono un design molto elegante e classico. E vi rimandiamo dunque, non avendo altro da dirvi in questo video unboxing, alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com, che potrete trovare giù in descrizione, dove troverete ovviamente immagini dettagliate, i nostri test, le nostre considerazioni, scusate, e tutto ciò che riguarda questo nuovo prodotto offerto da Asus. Con questo è davvero tutto, ci rivediamo al prossimo unboxing, un saluto allo staff.